Buonasera a tutti, questa puntata la vorrei dedicare e consegnare ovviamente alla vostra riflessione, alle vostre considerazioni al tema legato alla prospettiva immediata e leggermente più futura della regione Basilicata. Il Partito Democratico, a partire dalla riunione di Rifreddo, ha inteso mettere in campo nei territori, nelle periferie di questa nostra regione, quattro manifestazioni chiamando a raccolta tutti i dirigenti, quadri di partito, gli amministratori, i simpatizzanti, i cittadini, per una riflessione corale, anche condivisa, plurale, sulle condizioni di salute della regione Basilicata, inserendo questa nostra regione in una cornice più ampia che quella nazionale ed internazionale, e anche immaginando con proposte concrete quali possono essere le azioni di sviluppo da mettere in campo per un governo che oggi vive una difficoltà strutturale, economico-finanziaria e di ordine politico. Io mi sono permesso di fare un ragionamento che vorrei racchiudervi con queste battute. Io penso che la Basilicata, estrapolata dal contesto nazionale, credo che in un'analisi severa questa stessa analisi possa peccare, se estrapolassimo la Basilicata dal contesto nazionale, possa peccare di quelle informazioni necessarie ad avere un quadro compiuto della situazione. Noi abbiamo, questo è il mio pensiero, un Mezzogiorno d'Italia dimenticato dal governo nazionale. Abbiamo un Mezzogiorno d'Italia che fa registrare sostanzialmente l'assenza assoluta di investimenti infrastrutturali significativi da parte del governo nazionale. Abbiamo un governo nazionale che addirittura sui fondi per le aree sottosviluppate, sottoutilizzate, non consente alcuna elargizione. Il plafond di 700-800 milioni di euro dei fondi FAS viene sostanzialmente azzerato, e oggi stiamo rinegoziando con il governo nazionale sperando che vi sia sensibilità e attenzione nei confronti di questa nostra regione. Nell'ultima manovra di giugno-luglio il governo nazionale con Tremonti taglia alla regione Basilicata 313 milioni di euro, un taglio orizzontale su tutti i servizi, senza considerare il taglio che ammonta circa 50 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Solo sul sociale negli ultimi 7 anni noi registriamo un taglio pari a 12 milioni di euro. Allora, io mi rendo conto che con un governo nazionale che adotta sostanzialmente politiche di questa di siffatta fattura, che immagina di andare a colpi di fiducia in Parlamento sull'approvazione di provvedimenti straordinari come quello del federalismo, che se dovesse passare così come è stato concepito non ha nulla di perequativo e di solidale, ma sarebbe sostanzialmente la morte definitiva delle nostre municipalità, dei nostri comuni, dei nostri delle nostre piccole realtà, delle nostre regioni. Se dovessimo considerare e nell'analisi inserire che c'è un piano per il Sud che si sta costruendo senza risorse, ma rastrellando le risorse dalle economie rivenienti dalla spesa pubblica regionale, e che si immaginino riversate in questa sorta di piano per il Sud che non solo non ha grandi risorse ma non ha neanche le idee chiare su che cosa vuole fare del Mezzogiorno d'Italia, con un governo che decapita la risorsa primaria che è il capitale umano e che è il sapere, la conoscenza,
decimando la scuola e sostanzialmente gettando giù la maschera rispetto all'idea di un centro-sinistra e di una sinistra propria, di una scuola pubblica, di un'università pubblica, con un accesso per tutti e con una qualità della formazione, dell'informazione, della conoscenza, della didattica di, sicuramente per tutti e di grado elevato, getta giù la maschera e predilige, lo dice il premier Berlusconi, predilige la scuola privata. Ci rendiamo conto che una regione dei piccoli numeri come la nostra difficilmente può farci. Allora io mi chiedo, avendo dovuto già noi nel 2000, fine 2010 coprire la finanziaria del 2011 recuperando tutte intere le risorse legate alle royalties del petrolio, come e su che cosa costruiamo le condizioni per la tenuta sociale? Come creiamo le condizioni per immaginare una risposta immediata alle emergenze che abbiamo adesso e come creiamo le condizioni per iniziare a mettere su un progetto che dia speranza ai nostri giovani? Attenzione, questi interrogativi non sono soltanto miei e non possono essere soltanto delegati a Marcello Pittella o a chi è eletto. Sicuramente noi dobbiamo fare la maggior parte, diciamo, dell'azione, della funzione. Il tema va sicuramente sviluppato maggiormente da noi, ma noi abbiamo bisogno esattamente anche del vostro contributo, delle vostre idee, della vostra partecipazione, e a partire da una responsabilità, quindi dalla conoscenza dei fatti, e i fatti sono esattamente questi. Allora io vi offro anche come votazione alcune percentuali, alcune cifre che vi danno esattamente l'idea di che cosa stiamo vivendo in questo momento. In Italia noi abbiamo oltre 10 milioni di poveri, oltre. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo in Italia. In Basilicata registriamo tra i 19 e i 24 anni il 38,8% di disoccupazione. Nello stesso tempo abbiamo il 25% di povertà assoluta allo stato attuale. E abbiamo un indice di crescita, ce lo dice Unioncamere, pari allo 0,4%. Allora io ho timori, diciamo così, che a fronte di questa situazione, che ovviamente è determinata essenzialmente, a mio giudizio, da una crisi strutturale, non congiunturale, ma strutturale, economico-finanziaria dei mercati, del mondo produttivo mondiale, che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo, a partire dall'America, in Europa e particolarmente in Italia, e ovviamente in Italia particolarmente per le regioni del sud. È evidente che in questo clima, in questo quadro più complessivo, la Basilicata soffre maledettamente e ha bisogno necessariamente di recuperare un po' di respiro. Io la penso così e ve la dico per come la penso. Io credo in una Basilicata 2015 o 2020. Prendiamoci il meno tempo possibile, però una programmazione che ci sganci dalla quotidianità, e quindi un investimento che determina anche severità, che determina sobrietà, che determina, dice, lungimiranza. Noi abbiamo bisogno di metterlo in campo in un raggio di azione medio-lungo. E per fare questo noi abbiamo bisogno esattamente delle infrastrutture, per creare le infrastrutture che ci consentono di essere noi cerniera nel Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo bisogno di collegarci dunque alle altre regioni e svolgere una funzione che, diciamo, che colleghi tutte le regioni del Mediterraneo all'interno del Mezzogiorno d'Italia, all'interno del Mediterraneo, quindi recuperando anche gli scambi commerciali e di saperi che ci possono essere assolutamente in questo luogo fisico. Io credo che abbiamo bisogno di chiedere al Governo nazionale un'attenzione in questo senso, che sia su strada ferrata, quindi ferrovie, che siano infrastrutture viarie. Noi abbiamo bisogno necessariamente di metterle in campo. E noi, Regione Basilicata, che pensiamo di mettere su un piano, lo stiamo discutendo a livello nazionale con il governatore De Filippo, di 200 milioni di euro, le nostre risorse, e chiediamo che a queste 200 milioni di euro il governo e l'ANAS, che allo stato attuale non prevede neanche un centesimo, inserisca anche e soprattutto una quota cospicua che possa, diciamo così, far lievitare questo paniere economico e consegnarlo alla nostra cittadinanza, in modo tale da poter, come dire, da poter immaginare realmente che la potenza Bari possa essere, diciamo, realizzata, oppure la riqualificazione, il
miglioramento della potenza Melfi, oppure un tratto della Saurina, oppure il completamento della Tito Brienza. Cioè, noi abbiamo la necessità di collegarci. Abbiamo bisogno, voglio dire, di mettere necessariamente, di completare la Bradanica. Io penso che senza queste strutture essenziali la Basilicata non possa svolgere nel futuro un, diciamo, un ruolo importante nel Mediterraneo. E io credo che i progetti interregionali, i progetti, diciamo, che tengano insieme le risorse non solo sulle infrastrutture, ma le risorse necessarie per potenziare le peculiarità delle regioni limitrofe insieme alle nostre, se sono necessarie. Questo lo possiamo fare sul Tirreno e sullo Ionico. Aveva un senso ed ha un senso ancora riprendere il ragionamento del Golfo di Policastro, come ha un senso capire la regione Puglia di quali infrastrutture necessita e vedere se quelle infrastrutture hanno bisogno o hanno la possibilità e l'utilità o la necessità di interfacciarsi con noi e con le nostre infrastrutture. Cioè, noi abbiamo bisogno di creare una regia del Mezzogiorno d'Italia, solo così noi potremo farcela a lunga distanza. E abbiamo bisogno anche, oltre a questo ragionamento da fare con il governo nazionale, quindi un rapporto di collaborazione proficua con il governo nazionale, bisogna che noi si metta in campo, diciamo, le risorse di cui siamo, che abbiamo in disponibilità, che abbiamo in dote, la programmazione 2007-2013, che noi ha una percentuale di spesa pari al 16,6% circa, ed è una delle regioni, forse la prima in Italia ad avere questa percentuale alta. Però io credo che siamo all'inizio del 2011, che sia troppo poco. Dobbiamo incessantemente insistere sulla spesa e nello stesso tempo dobbiamo mettere a valore le peculiarità di questa nostra regione, la risorsa petrolio, l'acqua, il vento e il sole sono risorse per noi preziosissime in termini di ricaduta occupazionale, di indotto economico e produttivo, sapendo che il petrolio è una risorsa che è destinata a terminare tra 20, 30, 50 anni, anche utilizzando le nuove tecnologie che estraggono maggiormente petrolio dal sottosuolo, ma ha una sua fine. E il petrolio, attenzione, non può essere più confinato come materia legata a un 7% di royalties, perché la norma nazionale, mai voluta cambiare dal Parlamento, prevede solo il 7%, e noi guadagniamo, incassiamo tra virgolette 50-70 milioni di euro l'anno. Che cosa ci facciamo? Niente, neanche un quarto del bilancio di una vecchia azienda sanitaria. Allora noi ci rendiamo conto esattamente che così non si può andare avanti. Allora il petrolio deve essere, in un negoziato con il governo nazionale, occasione di sviluppo, per la realizzazione di infrastrutture, per la realizzazione di occupazione. Questo è quello che noi dobbiamo chiedere in un ragionamento ampio, franco e sereno e sincero ai nostri parlamentari e al governo nazionale. E così come io credo che la risorsa ambiente, nella sua interezza, che tenga dentro ovviamente il sole, il vento e l'acqua, diciamo, debba recuperare un inevitabile valore aggiunto, perché lo possiede. E allora noi abbiamo bisogno di valorizzare il turismo, e credo che la regione Basilicata sotto questo aspetto stia, diciamo, anche consegnandoci percentuali positive di recupero, di ripresa sotto questo aspetto, anche di miglioramento degli indici di utilizzo delle nostre realtà, delle nostre costiere, dei nostri mari e del nostro ambiente. Ma è altrettanto vero che abbiamo bisogno di migliorare la qualità dello sfruttamento e dell'utilizzo di alcune risorse. La forestazione deve diventare una forestazione produttiva. Non è possibile che al primo soffio di vento o ai primi diluvi, sostanzialmente, argini dei fiumi vengono divelti, palizzate divelte, ponti che rischiano di saltare. Cioè, noi siamo una regione, diciamo così, crocifissa da una piaga legata al dissesto idrogeologico. Noi abbiamo bisogno sì di investire, ma anche di prevenire, e protezione civile è anche prevenzione, e voglio dire forestazione è anche prevenzione. Allora, un migliore utilizzo delle risorse umane impiegate in questo settore, un utilizzo della risorsa bosco, esattamente per metterla a valore, per creare energia almeno nel sottobosco. Diciamo, io credo che ci siano le condizioni per poter fare un ragionamento ad ampio raggio
su questa materia, così come io credo che vadano rinegoziate le royalties sull'acqua, il negoziato necessario con le regioni limitrofe, in primis con la Puglia. Io credo che abbiamo bisogno di dire una parola sull'energia alternativa. Noi abbiamo un piano che, secondo i calcoli numerici, può sviluppare 5 miliardi di euro di indotto. Io non so se saranno 5 miliardi. Io penso che sicuramente la metà di queste risorse saranno sicuramente a disposizione di questo nostro territorio. Allora, anche il profilo, e vengo al terzo punto, didattico, formativo, scolastico, io penso che vada migliorato, qualificato, riqualificato e indirizzato verso nuovi profili professionali. Cioè, io vorrei e immaginerei una regione che sia un po' una grande città del sapere, che incentivi, così come fa con 30 milioni di euro l'università, che mette, diciamo, che crei condizioni di apertura ai tanti giovani che vengono anche dalle altre regioni, un maggiore appello oltre che alla qualità della direzione strategico-formativa della stessa università, delle nostre scuole. Cioè, io immagino esattamente questa regione così, e per farlo noi abbiamo bisogno di mettere in campo tutte le nostre energie, la nostra responsabilità, altrimenti non ce la facciamo, e anche la nostra partecipazione. E io penso, sempre per stare al tema dell'ambiente, che l'acqua dei rifiuti, della raccolta differenziata, non possa non essere un fiore all'occhiello della nostra regione, e fermarci ad una raccolta differenziata che sta un po' al di sotto del 10% in Basilicata è una cosa preoccupante. Allora io penso che forse sia il caso di discutere se vale la pena, se come bisogna potenziare questa raccolta differenziata, quanto dobbiamo investire per farlo, e forse anche in parallelo se è utile un nuovo termovalorizzatore. Oppure, io non parlo da profano, può essere che dica fesserie, però sono interessato e sono pronto a ricredermi sulle posizioni. Sono uno stolto, non si ricrede, però sono anche altrettanto pronto e deciso a dire: giù la maschera, diciamo la verità, capiamoci, dobbiamo farlo, decidiamo di farlo, non dobbiamo farlo, convinciamoci e non lo facciamo. Questa è la mia idea. Non possiamo stare nel limbo dell'indecisione perenne, e io penso che possa essere quella un'occasione. Se non è quella, mi spiegassero i tecnici, gli scienziati, qual è? Allora io credo, voglio dire, che abbiamo la possibilità e l'obbligo in questo, sapendo che non abbiamo più ritorno, di correre rispetto a questi temi. E poi vado a concludere, e poi c'è una Basilicata del 2011 che, voglio dire, ci consegna purtroppo uno spaccato piuttosto difficile, con aziende in crisi che chiudono, con il pubblico ingessato nelle assunzioni anche da direttive del governo nazionale, diciamo, con i conti che non tornano, con i soldi che non abbiamo in molti comparti della spesa pubblica. E allora io penso che, se vogliamo essere seri e responsabili, un tema che è quello del lavoro veloce e immediato, è quello della non assistenza, ma una risposta a chi non può mangiare, quindi alla povertà, io penso che noi dobbiamo darla. E come fare? Dobbiamo cimentarci per capire. E io mi sto cimentando, studiando, approfondendo questo tema. E non può essere soltanto la cittadinanza solidale, per capirci, che copre sì e no l'undicesima posizione. E noi abbiamo bisogno di investire di più. Come? Capiamolo, approfondiamolo. Io lo sto facendo, e lo farò anche con gli altri, con altri soggetti, con altri attori che vivono quotidianamente questo disagio, per capire esattamente quale, diciamo, contributo solidaristico da un lato, ma anche ovviamente di proprio proteso verso la coesione sociale, noi siamo in grado di mettere in campo in questa nostra regione. E se volete anche un impulso ad un lavoro anche, diciamo, a breve scadenza, è una regione che è sempre stata, diciamo così, una regione caratterizzata da una capacità nel mondo imprenditoriale edile, delle costruzioni, diciamo, molto all'avanguardia, insomma. Per antonomasia la regione Basilicata ha avuto i migliori minatori, le migliori maestranze, anche in un'imprenditoria fiorente rispetto a questo settore. Eppure noi scontiamo anche in questo settore uno stop, e abbiamo difficoltà. E allora abbiamo bisogno di mobilizzare le risorse,
tutte le risorse che abbiamo sui lavori pubblici dobbiamo accelerarle, il piano per la viabilità dobbiamo accelerare nell'accordo col governo nazionale, dobbiamo cantierare tutto e poi dobbiamo, attraverso una rivisitazione, se volete anche parziale ma immediata, della legge 23 sull'urbanistica, rimettere in moto il meccanismo della costruzione e ricostruzione nei comuni, nei centri storici. Non possiamo paralizzare, il 60 se non oltre per cento dei comuni non ha un regolamento urbanistico e non riesce a portarlo a casa, e da quando convoca la conferenza secondo la legge 23 per il regolamento urbanistico scattano le norme di salvaguardia per cui non riescono più a muovere un mattone. Questo è, io credo che si debba essere superato. Io ho presentato una proposta di legge in tal senso, cioè mettere in moto un meccanismo che consenta sostanzialmente di dare ossigeno a questi nostri cittadini, altrimenti noi non ce la possiamo fare e avremo fallito innanzitutto noi, non ci saranno carriere da difendere perché non ci sarà la società in grado di poterci difendere, perché avremo disilluso, illuso o addirittura avremo, diciamo così, avremo scontato un fallimento nei confronti della società. E io non me la sento di essere partecipe o responsabile di una regione basata, di un fallimento di questa portata che consegni la regione Basilicata alla deriva. Questo non me la sento, così come non se la sentono il governatore De Filippo, non se lo può consentire, non se lo consente la maggioranza che governa, ma un appello alla responsabilità ci vuole. Ecco perché io chiedo a voi che mi ascoltate, a chi lo ritiene di fare, di dare più, superando i luoghi comuni, superando la rabbia che pure c'è, la depressione che c'è, la disperazione, lo sconforto, non serve. Io capisco che è un sentimento che ti spezza la carne, è una lama che entra nelle viscere, però non serve fare così, non serve, bisogna reagire, bisogna necessariamente reagire, trovare le risorse cerebrali per mettere in campo le proposte, per farci sentire presenti, per dire anche, redarguire la classe politica, per dire alla classe politica fate presto, è urgente, non è più procrastinabile questo appello, questa movimentazione economica, perché altrimenti questa nostra regione va al collasso. Io penso che queste cose vadano fatte e questo è il ragionamento che io ho avuto modo di portare, diciamo anche con più di qualche dato numerico, sia al Giubileo che alla, l'altro giorno, l'altra sera alla Lauria, in altre occasioni, in altre assemblee. E io penso che questo portato di straordinaria sfida vada affidato, diciamo, io dico al Partito Democratico e al centro-sinistra, io non voglio politicizzare necessariamente, ovviamente faccio la mia parte, dico e ancora credo che il Partito Democratico sia una grande intuizione, se smettiamo di litigare, se smettiamo di offrire, diciamo così, il fianco a chi sostanzialmente è pronto a individuarci come, diciamo, gli azzecche carbugli, a chi è pronto a individuarci come gli sfasciatori. Noi abbiamo bisogno invece di recuperare un senso di unità che si è perduto e abbiamo bisogno di recuperare alla politica e al sistema dei partiti, a partire dal nostro, cioè dal Partito Democratico, un senso di eticità nel governo, nel buon governo e nelle istituzioni. E la condotta di ognuno di noi, come l'impegno di ognuno di noi, è la cifra che non deve consentire soltanto al cittadino di poterti valutare e promuoverti o bocciarti in occasione delle elezioni, ma anche che consenta al cittadino di poter esprimere un sentimento di stima e di fiducia nei tuoi confronti, così come nei confronti della missione e della funzione che tu svolgi per conto di un partito, non per conto proprio. E io penso che questo dovere a noi tocca, insomma, esercitarlo e quindi praticarlo. Spesso invece, io lo vedo anche nei nostri territori, ci si dilania, non c'è un centro-sinistra, ce ne sono tre, non c'è un centro-destra, ce ne sono tre. E credo che noi abbiamo bisogno, diciamo così, di fare appello e di dare fondo ad ogni risorsa che abbiamo, anche politico-culturale. Si voterà nelle nostre amministrative, abbiamo bisogno esattamente di far prevalere il bene comune, l'interesse collettivo, non gli odi, non i risentimenti,
non le offese personali, non le vendette, non si diciamo così, la politica è fatta di sentimenti, non di risentimenti. Allora io non posso osservare ciò che sta accadendo al Lago Negro o ciò che sta accadendo in altri comuni e spero che non accada a Lauria, per dire paesi, diciamo così, o realtà nelle quali io un po' più di casa ho contezza delle dinamiche, ma potrei dire la stessa cosa per Melfi, potrei dire la stessa cosa per altri comuni, per Paterno, potrei dirlo per altri comuni ancora. Io penso che abbiamo bisogno oggi, non domani, di fare uno sforzo corale, uno sforzo comune. E lo sforzo comune e corale non si fa soltanto amministrando. Non si fa soltanto presentando le leggi, così come noi facciamo e così come io faccio, ma soprattutto girando i territori, soprattutto stando a contatto con la gente, soprattutto facendo capire che cosa succede, che cosa sta accadendo, dando informazioni e soprattutto anche informando, diciamo così, anche sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto finanziario ed economico, di ciò che sta accadendo in Italia. Noi non possiamo fermarci al Grande Fratello o all'Isola dei Famosi, come qualcuno ci somministra tutti i giorni. Noi dobbiamo fare uno scatto che va avanti. La crisi, ricorderei al primo ministro Berlusconi, non è psicologica, è reale. È che noi non possiamo far diventare il Parlamento un calciomercato. E non voglio toccare altri temi. Non mi riguardano, io voglio incalzare il governo Berlusconi, lo dico qui, non, diciamo così, sui gossip, che pure hanno un loro peso sul piano della morale e dell'etica pubblica, ma soprattutto sulle questioni, sui temi mai affrontati, su un'economia che non ha mai ripreso a camminare, su un debito pubblico che è aumentato, su una disoccupazione che è aumentata, su una incapacità di mettere in campo investimenti importanti per grosse infrastrutture e lavori che obiettivamente ci consegna uno spaccato delirante di un governo assente. Allora io su questo attacco e sono pronto innanzitutto io a mettermi in discussione. Innanzitutto io a dire dove ho sbagliato, dove non lavoro, eppure io 20 ore o 18 tutti i giorni li dedico a questo benedetto lavoro, questo benedetto impegno, e lo faccio con grande passione ancora oggi. E io credo che, e lo dico qui, poi vi do appuntamento ad una seconda puntata legata anche alle attività legislative che sto mettendo in campo, che è piuttosto nutrita, piuttosto significativa, piuttosto importante a mio giudizio, ma vorrei saperla anche da voi. Io vi lascio dicendovi che proprio sulla scorta di questo ragionamento io ho immaginato di fare incontri per aree, incontrare amici, conoscenti, iscritti al partito, sentire, tastare il polso, capire di che cosa stiamo parlando, qual è il grave e lo stato di grave disagio che si vive, e poi anche incontrare successivamente i segretari di tutti i circoli del PD, e perché no ampliare a macchia d'olio questa mia iniziativa di consultazione. Questo serve e significa vivere le stesse pulsioni in positivo e in negativo di una società, e questo significa assolvere fino in fondo sostanzialmente al proprio dovere, che è quello che l'elettorato mi ha consegnato. Anche chi non mi ha votato mi ha consegnato questa responsabilità e io devo mettercela tutta, a me tocca, così come tocca a tutti coloro che interpretano questo ruolo e che intendono interpretarlo con questo spirito e con questa passione. Io mi aspetto una vostra collaborazione anche, diciamo così, aperta, a 360 gradi. Vorrei soltanto che si evitassero, diciamo, i luoghi comuni. Vorrei che evitassimo che questa opportunità di comunicazione diventi un'opportunità costruttiva, pur nella critica, ma che sia una critica fondata e che sia una critica sostenuta dai fatti e dalla conoscenza. Non sia una critica preconcetta legata alla simpatia o all'antipatia del momento. Questo non serve, non giova a nessuno, come non giova tacere. E io sono più preoccupato di chi tace che di chi grida. Io ho bisogno di sentire la voce dei tanti che, diciamo, in questo momento soffrono, che in questo momento hanno disagio e che in questo momento hanno bisogno di sentir vicini anche
qualcheduno, anche me stesso, pronto non solo a dare una mano, ma anche a dividere con loro una prospettiva, un'ansia, un disagio, una speranza, attraverso una proposta, una discussione, una disamina, una socializzazione di un tema e di un problema. Questo è il mio compito e io vi invito sostanzialmente ad accoglierlo, se lo riterrete, così come ve l'ho proposto. Io vi ringrazio molto, vi ho rubato più dei soliti 10 minuti, ma sentivo di dirvi queste cose. Grazie. C'è chi pensa quello a cui non pensi tu, è il mondo che ti dice, tu pensa alla salute, e c'è chi pensa quello.